tutti. Era già nel ramo come giornalista, eccetera, però adesso si è concentrato su questa nuova attività, lo scrittore. Nel giro di un anno e mezzo, è al terzo volume che ha dato alle stampe. E oggi con Stefano parliamo di Manene. Manene significa extraterrestre, è una sorta di ET, molto più cattivo direi, della cultura Maori. Allora, il volume che mi ritrovo fra le mani sembra, almeno da come è confezionato, un volume cattivo. Il protagonista cattivo di Manene è un millepiedi rosa, un mostro molto tecnologico, pieno di luci, di LED, di circuiti, di transistor, che abita non sulla Terra, ma nella stella Vega. Per chi si diletta un po' di astronomia, dopo Sirio è la seconda stella più luminosa che vediamo nei nostri cieli. Questo libro incrocia la fantascienza con l'attualità e anche con una spruzzatina di politica. Ah, e poi mi pare anche con dei luoghi che tutti noi ben conosciamo. Siamo riusciti a catturare e addirittura l'ispiratrice di uno dei personaggi più intriganti di questa storia. Statemi a vedere. Ancora una volta abbiamo con noi niente meno che una musa, Cristina Alberti, benvenuta fra di noi. Grazie. Sei la musa ispiratrice di un autore che di tanto in tanto mette fuori dei testi. Diciamo un giornalista prestato, scrittore. Alla letteratura. Alla letteratura, esatto. E tu riesci a stimolare in lui dei personaggi, no? Sì, effettivamente, sia nel primo romanzo che si chiamava Treo. Allora, ecco, cominciamo a fare un po' di cronistoria di Cristina Alberti, sempre nominata come Sfoglina. Esatto. Perché poi tu, bene o male, hai un negozio, esatto, di pasta fresca, esatto, niente meno che nel corso principale di San Giovanni Persiceto, esatto, diciamo anche il numero, dai, che facciamo un po' di pubblicità. Via Mazzini 31. Via Mazzini 31, San Giovanni Persiceto, non sbagliatevi. Ora, Cristina come Sfoglina interpreta in questi ormai in due romanzi, poi io so che ce n'è già un terzo, esatto, esatto, in costruzioni, dei personaggi un po' molto fantastici, direi. Esatto, un fantasy, un thriller, un po' mescolato in salsa emiliano-romagnola. In salsa, diciamo, un po' quasi bolognese. Bolognese, bolognese, bolognese. Dunque, allora, il primo libro che ti ha visto protagonista di un personaggio si chiamava Tereo. Esatto, si chiamava ed era una Tereo. Storia di alto spionaggio che poi ha anche rischiato di diventare realtà. Realtà, esatto. Perché esatto, c'era questo complotto, esatto, di tra Putin, oligarchi, esatto, russi, esatto, che volevano annettere alla Russia la Romagna. Sì, la Romagna alla Russia, quindi esatto, non ci sono andati lontano. Comunque, invece questa volta, che questo volume che verrà presentato venerdì 27, esatto, dalle ore 18 Biagi, alla Sala Biagi del quartiere Santo Stefano, via Santo Stefano 119, ecco, abbiamo già detto tutto questo.
Tu li interpreti un personaggio che non potrà mai esistere. Esatto. Perché interpreti, sei l'ispiratrice della Coccinella Blu. Esatto, la Coccinella Blu, esatto. Poi ogni tanto mi trasformo anche in Marilyn, perché c'è ecco. questa trasformazione. Da Coccinella Blu a Marilyn. Quindi dalla, questa bionda mozzafiato, la definisce solo bionda mozzafiato, non basta. Definisce Marilyn, però curve non se ne parla, esatto. di più, e dopo tipo di giorno Marilyn e di notte Coccinella Blu, e di notte ti camuffi in una esatto. coccinella e esatto. quello che combina, bisogna leggere questo volume. Bene, questa chiacchierata con Cristina era doverosa per annunciare la presentazione di Manene di Stefano Andrini, questo volume che poi adesso ve lo presenteremo in sovrimpressione, la copertina, che verrà presentato al Baraccano, alla Sala Biagi del Baraccano, teatro del quartiere Santo Stefano, venerdì 27 di novembre alle ore 18. Bene Cristina, prima di lasciarti andare, come ci si sente quando si sa di essere anche una coccinella? Beh, una coccinella mi sembra molto strano, dalla parte degli animali, diciamo così. Anche perché è una coccinella blu. Una coccinella blu, esatto, non originale, un pochettino di più originale. Musa ispiratrice, sono molto onorata perché è già la seconda volta che sono in questa seconda edizione del libro e soprattutto in questo libro, mentre nel primo avevo un nickname, in questo libro mi chiamo Cristina proprio. Ti chiami proprio Cristina. Ecco, io vorrei dare un consiglio a tutte le signore e signorine che ci stanno ascoltando, che con questi interventi a Cristina sono molto ben remunerati, per cui anche quello di fare la musa ispiratrice credo che sia un'ipotesi, una prospettiva da tenere in considerazione in questo momento di crisi. Importante. Grazie Cristina, grazie. E vediamo tutti a leggere Manene.